Ciao a tutti e bentornati sul canale. Allora, stasera vi faccio un video per fare un impasto che non ha bisogno dell'impastatrice, perché in molti mi avete detto però con l'impastatrice è facile, ed è l'impastatrice, e no, si può fare anche senza l'impastatrice. Stasera facciamo questo impasto che l'unica cosa di cui abbiamo bisogno è una paletta per andarlo a girare. Si chiama impasto senza impastare, quindi le uniche cose che ci servono sono della farina, sale, la paletta per impastare, questa qua serve, del lievito fresco di birra e dell'acqua. E andremo a fare sempre però un impasto ad alta maturazione, come gli altri che trovate sempre nel canale, quelli a 48 ore. Lo replichiamo, ma senza l'impastatrice, in maniera che tutti voi potete replicarlo. Anche chi non è esperto, non ha bisogno di tante lavorazioni, e riusciamo ad avere un bel prodotto. Allora, iniziamo con prendere una casseruola dove andiamo a mettere 340 ml di acqua. Quindi facciamo un'idratazione al 68%. Io l'ho già pesata qua dentro. Adopero quella minerale naturale. Ok, mettiamo l'acqua. Poi prendiamo il lievito. Se adesso il cameraman viene così, lo sbricioliamo dentro. Poi mettiamo, mi sono dimenticato di mettere gli ingredienti, ma io lo metto sempre che aiuta la lievitazione. Un cucchiaino di zucchero. E mischiamo con la nostra paletta. Facciamo sciogliere bene. Ah, una cosa che dimenticavo: l'acqua, se inverno la mettiamo a temperatura ambiente, se estate invece fredda da frigo. Ok, il nostro lievito si è sciolto, possiamo andare ad aggiungere la farina. Qui ce n'è un chilo, ovviamente noi ci fermiamo a mezzo chilo, quindi mettiamo mezzo chilo di farina dentro. Iniziamo a mettere un po' e impastiamo. Iniziamo solo proprio a dare delle girate così. Facciamo a prendere l'acqua. Ok, a questo punto giù il sale. Continuiamo con la farina e la mettiamo tutta. Ok, ho messo un po' troppo. Andiamo a fermare 500, 14 perché c'è anche la tavola della carta. Ok, quindi adesso c'è mezzo chilo di farina. Continuiamo a impastare. Questo è anche un ottimo metodo per non sporcare, perché come vedete stiamo facendo tutto in una casseruola. Facciamo prendere tutta la farina che vedete sotto. Ok, arrivati a questo punto, come vedete l'impasto è grezzo, non è per niente liscio, è un impasto che non ha formato maglia glutinica. Vedete? Si spacca, si rompe. Niente, adesso cosa facciamo? Ci andiamo ad aiutare con il tempo e il freddo del frigo.
Lo lasciamo riposare, lo copriamo con una pellicola e lo lasciamo riposare in frigo per 30-40 minuti. Un'altra cosa che dimenticavo, la farina da usare è in questo caso una 00, stiamo usando la Caputo Pizzeria, con un V pari a 260-270 mi pare. Voi potete usarle da questo V a salire, non c'è nessun problema. Andiamo in frigo, questa volta ci facciamo aiutare dalla moglie e da Mia. Andiamo a metterlo in frigo per 30-40 minuti. Ecco, come vedete il frigo è sempre vuoto, ma le medicine non mancano mai. Ok, l'ha chiuso. Perfetto. A dopo. Sono passati i nostri 40 minuti. Andiamo a recuperare il nostro impasto. Ok, come potete vedere l'impasto è diventato già un po' più liscio ed è anche un pochettino, ha preso un po' di consistenza, vedete? Quindi adesso cosa facciamo? Prendiamo e sempre aiutandoci con la paletta gli facciamo delle piccole pieghe, quindi sempre dentro al nostro contenitore. Prendiamo da una parte e tiriamo qua. Prendiamo da questa parte e ritiriamo qui. Dall'altra parte e ritiriamo qua. Vedete come inizia a diventare più liscio? Così. Tiriamo qui. Ancora un'altra girata. A questo punto rimettiamo il coperchio, o se voi avete la pellicola meglio, perché sto cazzo di coperchio si incastra, e riandiamo di nuovo in frigo per altri 40 minuti. E voilà, passata l'altri nostri 40 minuti, riprendiamo l'impasto, da sto giro lo portiamo sulla spianatoia, vedete come si presenta, ancora più liscio. Facciamo di nuovo questa operazione ancora una volta, però adesso lo mettiamo sulla spianatoia per far vedere com'è la sua consistenza. Come liscio, cioè già, è già più liscio di prima. Cosa facciamo adesso? No. Andiamo ad allargare un po' e gli facciamo delle pieghe. Vedete che è già molto più forte, non si strappa più. E andiamo a dargli delle pieghe al libro. Due. Ok, arrivati a questo punto, mettiamo che è già molto più liscio l'impasto, lo prendiamo e andiamo di nuovo in frigo per altri 40 minuti. Passati i nostri altri 40 minuti, siamo pronti per andare a fare le palline. Quindi prendiamo il nostro impasto,
che rimane sempre più liscio. E andiamo a dividercelo. Quindi si pesa l'impasto e si divide in tre parti. Quindi 285 grammi circa, 252, aggiungiamo 265, perfetto, quindi facciamo tre palline da 285-86 grammi. Portiamo sempre l'aria all'interno. E voilà. Guardate che belle. Bella liscia. Ok. E le facciamo tutte e tre così. Finito di fare le palline, risultano così belle lisce. Cosa facciamo? Prendiamo tre contenitori, in questo caso io questi qua, ma voi se avete quelli lì ermetici che si possono chiudere col coperchio ancora meglio. Andiamo a mettere un po' d'olio. Cospargiamo d'olio i nostri contenitori. Andiamo a metterci le nostre palline dentro. Un pizzico d'olio sopra. Una volta cosparse d'olio, andiamo a mettere la pellicola. Le nostre pizze adesso sono tutte ben impellicolate nelle loro ciotole e sono pronte a stare un'ora a temperatura ambiente per far partire la lievitazione. Passata la nostra ora, che le abbiamo lasciate a temperatura ambiente, le pizze si presentano così, adesso le possiamo andare a mettere in frigo per altre 44 ore. Vi ricordo che dopo 36 ore che stanno in frigo avviene quel processo che si chiama di maturazione, dove praticamente avviene un processo chimico dove avviene la scomposizione degli zuccheri, quindi l'impasto che poi noi andiamo a mangiare di questa pizza sarà un impasto molto digeribile e molto leggero. 44 ore e poi le andiamo a togliere dal frigo. Bene, sono passate le nostre 44 ore, siamo pronti a togliere l'impasto dal frigo, guardate come è venuto. E andiamo a lasciare a temperatura ambiente per altre 4 ore. Adesso siamo a novembre, io in casa ho una temperatura di 20 gradi, quindi diciamo che 3 ore e mezza, 4 se la fanno a temperatura ambiente. Se fosse in estate, quindi con temperature intorno ai 30-35 gradi, possiamo fare anche solo 2 ore. Dal momento che è uscita dal frigo, 2 ore poi siete pronti per fare il vostro impasto. Adesso lasciamole riposare e dopo andremo a stenderle. Sono passate le nostre 4 ore, gli impasti guardate che belli che sono, e siamo pronti ad andarceli a stendere e fare a vostro piacimento. Io in questo caso stasera faccio una pizza con una bomba, con crema di zucca, scamorza, fior di latte e salsiccia, una bomba. Allora, andiamo a toglierlo e andiamo a metterlo nella nostra semola. Andiamo sempre schiacciando dall'esterno, lasciando il nostro cornicione.
e andiamo ad allargarcelo. Continuiamo a schiacciarlo portando l'aria verso il nostro cornicione. Poi, per togliere la semola in eccesso, facciamo così: prendiamo i nostri pugni, mettiamo qua così e andiamo a girare. La semola scenderà e noi abbiamo esteso il nostro disco di pasta. Guardate che bello. Ok, iniziamo a condirla. Questa è la nostra crema di zucca. Salsiccia. Provola, fior di latte, ok, andiamo ad assaggiarla, quindi prova del taglio, vediamo un pochettino com'è questa crema di zucca, scamorza e salsiccia. Questa mi è scappata un po' tipo ruota di carro, però cornicione. Andiamo anche di qua. Sottile. Andiamo sotto. Ben cotta. E adesso tastiamo questa crema di zucca, provola e salsiccia. È buona, è diversa dalle altre, i gusti si equilibrano bene tra di loro, è davvero buona, provatela perché non ve ne pentirete. Mannaggia.